Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Questa sera, Beppe, ci sei? Buonasera. Come ci sono? Allora, salutiamo Ilaria Bidini, che è la nostra ospite di questa sera. Ciao Ilaria. Ciao. Come va? Tutto bene? Tutto bene, dai. Ben trovata. Seguiamo sempre il tuo blog, la tua attività su Facebook. E siamo partiti e abbiamo chiesto a Ilaria di incontrarci perché lei giustamente ha ripostato, no, il video, che quel famoso video che poi aveva creato, no, tutta una serie di reazioni, anche l'incontro con Fanfani, l'ex sindaco Fanfani. E tu hai chiesto, ma ora il sindaco è cambiato, no? Hai fatto la domanda un po' provocatoria, no? Ma buon pensate visto. Che è cambiato qualcosa sulle barriere architettoniche? Ecco, è cambiato qualcosa? No, purtroppo no, io sono diversi anni che mi batto per questa causa, che penso, almeno dal mio punto di vista, che sia una causa giusta, però purtroppo quando vado in giro vedo che non è cambiato assolutamente niente. Anzi, purtroppo vedo che aprono i negozi, però aprono con le barriere architettoniche, quindi dico, ma c'è qualcosa che non quadra. Quindi un problema sia nelle strade pubbliche, nei marciapiedi, e anche nei privati, nuove attività che per legge però sarebbero dovute, penso, obbligate, insomma, a fare questi accessi. In teoria sì, però diciamo c'è un po' un dibattito su questa cosa, perché c'è chi dice che non sono assolutamente tenuti, però io penso che anche per una questione di civiltà. Perché perché non c'è legge che le obbliga a fare queste cose qui, soltanto per una questione di civiltà, per permettere a tutti coloro i quali non hanno la possibilità d'accesso, come è normale una persona normale che non ha problematiche, mi sembrerebbe giusto che lo potessero fare, invece purtroppo oggi non lo fanno. Non lo fanno soltanto i privati, ma non lo fanno anche le amministrazioni, perché bene o male tanto che se ne parla, però le problematiche vengono sempre lasciate in secondo piano rispetto a quelle che sono le necessità. Insomma, e purtroppo quindi hai fatto un po' anche un giro della città e ti sei resa conto che, insomma, le cose non vanno bene, non sono migliorate. Siamo stati in Via di Settembre tempo fa. Sì. Digli che vado in Via di Settembre, che ci provi ad andare, nonostante sia una strada aperta. Dov'è la casa del Vasari, no? È piena di scalini. Sì, praticamente anche là, sì, ne so qualcosa anch'io, perché una volta ho fatto quella via e per via anche dei vari, insomma, dislivelli, ci manca poco che rimango lassù. Mi è toccato farmi portare giù, cioè. È una cosa, secondo me, nel 2016 vergognosa. Sarebbe ora, riprendendo un po' lo slogan del sindaco Ghinelli, di finirla con queste cose, perché per una società che si ritiene civile non è pensabile che ci siano ancora questi problemi. È una vergogna, io non mi smetterò mai di dirlo questo. Ecco, ti piacerebbe incontrarlo il sindaco Ghinelli? Io l'avrei già incontrato anche con il mio fidanzato Federico, però sinceramente mi sono stupita, perché sembrava che non ne sapesse niente, eppure io martello tutti i giorni, faccio due scatole così a tutta la cittadinanza su questi problemi, e io sinceramente ci sono rimasta male, perché non conosceva il mio canale, non conosceva, sembra almeno da come mi ha fatto capire, il problema delle barriere, e poi diciamo che l'abbiamo informato e avrebbe anche promesso di fare un evento contro tutte le barriere. Però è una cosa che è caduta nel dimenticatoio, mi pare. Allora, speriamo che il sindaco, insomma, come ha accettato Fanfani, al di là di se ha mantenuto o no le promesse, però almeno ha incontrato Ilaria, e speriamo che il sindaco Ghinelli incontri Ilaria. Si faccia carico delle problematiche che appunto ha aspettato lei. A livello proprio di competenza del comune, qual è il tratto che ti fa più arrabbiare dove il comune non interviene? Ma senti, io sono stata anche al cosiddetto PEBA, che sarebbe il piano d'abbattimento delle barriere architettoniche, però ci sono stata un paio di volte, però sono state dette delle cose che mi hanno lasciato un po' perplessa, tipo che ci saranno dei cambiamenti ma parecchio a lungo termine. Cioè, io mi chiedo, quando è che abbiamo intenzione di cambiare qualcosa? Cioè, è inaccettabile che una persona in carrozzina non possa andare
nei locali pubblici, quella secondo me è la cosa più grave, o nelle farmacie, che è una cosa gravissima secondo me, come le altre persone. Mi chiedo perché, cioè perché tutto questo, cioè tra parentesi non mi piace dire avete, però avete più diritti di noi, tra parentesi. No, perché siamo nel tempo del business. Oggi dove non c'è business non si fa niente. Si va avanti soltanto il capitale e basta, niente altro. Per cui le problematiche di coloro i quali non fanno sistema rimangono sempre indietro. In questo caso non fanno sistema perché sono, non sono una grande, non sono una parte appetibile per il capitale, quindi rimangono indietro, questo è il problema. Oggi va avanti soltanto il dio quattrino, il dio euro e basta. Però devono fare i conti con Ilaria perché non molla, tu sei lì in trincea. Sono parecchio consumista, so. Cioè io i quattrini ce li metterei anche, ma se non mi date la possibilità di entrare in un locale non ce li metto. È anche un interesse, ora, è brutto dirlo di fronte a questo, però è anche dovrebbe essere un interesse commerciale dell'attività. Ma l'investimento non è pagato. Io parlo da commercialista. Commercialista, non so se... L'investimento non è pagato, cioè io faccio un investimento in virtù di un certo ritorno. Se avessi un negozio non le faresti le barriere architettoniche. Chi ti ha detto questo? Ti ho detto semplicemente, parlo in generale. L'investimento non è ripagato, perché? Perché è troppo alto rispetto a quello che mi viene. Tutto qui, oggi si parla così, si parla soltanto di quello che interessa e quello che... Ma c'è un obbligo di legge o no? No. Quindi parole al vento in questi anni che si diceva faremo, niente. Bisognerebbe che lo Stato intervenisse o anche il Comune con un bel regolamento, visto che lo può fare, con cui obbligasse tutti i commercianti, tutti coloro che hanno posti pubblici a far sì che possano accedere, scusa, ma nei treni. Problematiche ci sono per salire nel treno. Sa bene dei problemi, di chiamare pullman, prima. Nei pullman ci sono, sono servizi pubblici. Allora, più di così? Figurati il bar o il negozio. Tra l'altro ci sono anche cascata dal treno, mi sono rotta la testa, mi portarono a Siena con l'elicottero perché non c'era il servizio d'assistenza disponibile. Se, per lo quel treno lì. Se lo Stato non fa niente, figurati il privato. Ilaria, torneremo a seguirti e comunque a raccogliere la tua voce. Grazie, ricordiamo il tuo blog. Allora io vi invito a venire nel mio blog. Poi magari metterò il link da qualche parte. E vi ringrazio tanto e spero veramente che si possa fare qualcosa di concreto. Basta chiacchiere. Va bene? Ciao. 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 Ciao.